Mio nonno rimase vedovo a 40 anni con 5 figli e non cercò altre mogli. Mia madre rimase vedova a 36 anni. Al nostro paese Corleone viviamo di correttezza morale, Presidente. Lucetta vuole rispondere? Mi aspettavo il ruggito di un leone e invece ho sentito lo squicquittio di un topo. Lucetta, evitiamo le massime, già l'Italia è piena di filosofi. Ma da quale pulpito parla quel signore? Me lo lasci dire, signor Presidente. Con quale coraggio parla di moralità? Lui, che ha scannato e ha fatto scannare tanti e tanti uomini innocenti di moralità. Sì, io ci andavo con le donne. Tu invece andavi solo con tua moglie a letto, perché tutto il tempo lo passavi con Cosa Nostra. Certo, dovevi essere il capo dei capi. E ora ti trovi in gabbia e spero che ci rimani per tutta la vita. Rina, venga a sedersi accanto al testimone. Naturalmente può anche non parlare, è un suo diritto, ma venga, glielo dico io. Maresciallo. Signor Presidente, 20 anni fa un giudice disse: la mafia finirà quando un mafioso parlerà. Ora non tanto sono solo io a parlare, ora c'è una marea di gente che parla. Ma non saranno loro a distruggere Cosa Nostra. Ce l'avete qui davanti, seduto su quella sedia, l'uomo che ha dato una mano allo Stato a distruggere Cosa Nostra. Sì, sei tu, Reina. Hai ucciso Cosa Nostra. Ora non tanto io, ma Cosa Nostra ti odia e ti odia tanto. Io non ti odio, perché se ti odiassi ti farei un regalo. Per me tu non sei niente, non esiste.